Quindi, quando le condizioni sono giuste, questi materiali rilasciano questa energia e l'evento si ripete esattamente nella stessa posizione di anni prima. Quindi dove è stato l'evento, alla stessa ora, allo stesso giorno, si ripete, ok? Come un astro, ok? Dato che i fantasmi residui non rappresentano altro che un riflesso del passato, non puoi comunicare con loro. Non sono fantasmi intelligenti. I residual non sono fantasmi intelligenti. Quindi non abbiamo nessuna comunicazione con loro. Ricordatevi. Questi fantasmi non sono consapevoli di ciò che li circonda. Non possono interagire con te, non sono consapevoli della tua presenza. Semplicemente ripetono come un film la stessa sequenza del momento della morte. È chiaro che non hanno una presenza fisica in quanto non interagiscono con l'ambiente circostante e le apparizioni sono spesso viste passare attraverso i muri, spesso in luoghi in cui una porta è stata murata. I fantasmi rivivono le azioni che hanno compiuto quando erano vivi. I residual, ricordatevi, solo i residual ripetono la stessa cosa, sempre. Con gli strumenti giusti puoi anche sentirli e comunicare fra loro. In effetti loro comunicano fra di loro, non con te. Ricordatevi, se usi un apparecchio per ascoltare e comunicare con i fantasmi, i residual parlano fra di loro. Di te proprio non gli può interessare, neanche ti vedono. Alcuni parapsicologi pensano che dovremmo definire i fantasmi residual come spiriti non fisici che non possono interagire con l'ambiente circostante o il mondo fisico che li circonda, per cui è impossibile vederne uno o interagire con uno di loro in alcun modo. Quindi in alcun modo non è possibile, ricorda. Ciò suggerisce che se i fantasmi non possono interagire con l'ambiente circostante, ciò includerebbe non solo oggetti, edifici e persone, ma anche l'aria, la luce e altre forme di energia elettromagnetica che li circonda. La luce non sarebbe in grado di colpire uno spirito residual e rimbalzare, il che significherebbe che non sarebbero visibili all'occhio umano. Non sarebbero in grado di interagire con l'aria che li circonda, rendendo impossibili anche le parole e i suoni. Quando si tratta quindi di fantasmi intelligenti è un po' diverso. Secondo quanto riferito, questi possono spostare oggetti, spingere e toccare persone, sbattere porte e persino lanciare oggetti attraverso la stanza. Loro sì, loro possono. Così chiaramente, quando si manifestano, c'è una sorta di forza fisica dentro di loro e spesso questi fantasmi prendono energia o da noi o dagli strumenti o dalle batterie che usiamo, ma spesso, molto spesso, anche dalla luna e altre cose circostanti all'ambiente in cui viene fatta l'indagine. Molti ricercatori del paranormale credono che quando qualcuno muore, continuano a vivere al di fuori del loro corpo come una forma di energia elettromagnetica simile agli impulsi elettrici nel cervello umano. Alcuni pensano che sia questa energia elettromagnetica a essere responsabile dei fantasmi. Questo è il motivo per cui i cacciatori di fantasmi usano spesso misuratori di campi elettromagnetici per rivelare la loro presenza. E oggi ci fermiamo qua. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo prestissimo per un altro pezzettino del mio libro. E spero che possiate andarlo a comprare su Amazon e ve lo possiate leggere e prendere i vostri appunti, sottolineare e fare. Ok?
Io vi abbraccio dalla calorosa Grecia e ci vediamo presto. Bye bye, ciao ciao.